Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video sul mio canale Passione Motori. Il video di oggi è indirizzato a tutte quelle persone, e che sono davvero tante, che mi pongono sempre la stessa domanda, ossia quanto fa di velocità massima la tua moto? Oppure quanto fa di velocità massima la moto di Marco? Allora, questo video verrà mandato ogni qualvolta questa domanda verrà posta nuovamente, in quanto scrivere sempre la stessa cosa dopo un po' potrebbe portarmi ad una crisi nervosa. Partiamo dal fatto che un 125 due tempi Motard è una moto ideata per tutto tranne che per essere scannata in sesta marcia a gas spalancato. Se siete curiosi di sapere il perché, vi consiglio di guardarvi uno dei miei video della serie Scopriamo i motori, per rendervi conto della cosa. Quello che posso dirvi io brevemente in questo video è di non farlo se non volete graffiare il pistone, scromare il cilindro, grippare o sbiellare. Detto questo, né io, né Marco, né nessuna persona sana di mente che possiede un 125 Motard due tempi ha mai provato a tirarlo a velocità massima, dato che probabilmente la propria moto ci tiene. Proseguendo il discorso, visto che alla velocità massima ci si può arrivare per forse 3 secondi e poi bisogna lasciare il gas, mi chiedo questo che rilevanza abbia. Forse è più importante sapere che faccia lo 0-100 in 8 secondi anziché sapere che riesca a mantenere una velocità di 150 per 3 secondi, no? I Motard sono moto nate per la pista e portate poi sulla strada, vanno utilizzate per divertirsi in piega, avere accelerazioni brucianti date anche ai rapporti corti che spesso vengono utilizzati. Se vi interessa dire minchia ho fatto i 160, allora prendetemi un 4 tempi, vi mettete su una strada bella dritta e ve la scannate quanto vi pare. Chi ha un Motard le strade dritte le evita,